Un po' di tempo fa sul mio canale avevo fatto un video specifico sull'isola di Pasqua, sulla sua storia, sulla sua archeologia e antropologia. Oggi in questo video voglio portarvi degli aggiornamenti un pochettino più recenti sulla storia di quest'isola. Quindi, diciamo, è questo video un aggiornamento del video precedente che poi vi andrò a linkare in descrizione. Brevemente e molto velocemente andiamo un attimino a riprendere quella che è la storia dell'isola di Pasqua. Roggeveen era alla ricerca della cosiddetta Terra Australis e sapeva che questa terra praticamente si trovava nell'Oceano Pacifico. Insomma, lui a 62 anni voleva riscrivere la storia. Così, il 5 aprile del 1722, durante un giorno che era appunto la domenica di Pasqua, trovò l'isola abitata, anche se gli isolani erano appunto sprovvisti di imbarcazioni, e ritrovò appunto su quest'isola le famose statue che avete visto nella prima foto che ho messo nel video, cioè i cosiddetti Moai. Gli olandesi furono infatti sbalorditi, cioè si chiesero: ma questa popolazione indigena locale che si trova qui su quest'isola, sprovvista di imbarcazioni e quant'altro, come ha fatto ad arrivare in quest'isola? Attenzione, stiamo parlando dell'Oceano Pacifico e di uno dei luoghi più remoti del pianeta Terra. Fu così che cominciarono a nacquere le ipotesi più fantasiose sulla possibile origine di questa civiltà su quest'isola. E infatti ancora oggi l'isola di Pasqua è effettivamente uno dei più grandi misteri dell'umanità. Come sono arrivati lì quegli isolani? Chi ha costruito quelle statue? Cominciarono a chiedersi anche i vari scienziati, nel 1700, nel 1800, la possibile discendenza di questa civiltà, locale dell'isola. Alcuni cominciarono a supporre che si trattasse di una discendenza inca, altri invece pensavano a un intervento di matrice aliena, altri ancora parlavano di collegamenti di questa civiltà con la civiltà dell'antico Egitto, per via appunto della similitudine di alcuni materiali utilizzati nelle loro costruzioni. Soltanto poi, in epoche più recenti, con grandi balzi in avanti fatti dalla scienza, attraverso l'analisi del DNA, fu possibile comprendere che l'origine di questa popolazione era appunto un'origine polinesiana. Sostanzialmente erano dei polinesiani che, diciamo, fecero una grande traversata del Pacifico molti anni prima e quindi giunsero con canoe aperte su quest'isola intorno all'anno 900. Però, diciamo, a questo punto rimaneva un'altra domanda molto importante, un altro quesito che attanagliava gli scienziati per quanto riguarda l'isola di Pasqua. Come fecero a costruire i Moai? Ben presto questo fu anche scoperto. Praticamente per poter costruire queste statue, ovviamente, utilizzavano le rocce presenti chiaramente sull'isola. Era necessario infatti che ci fossero il cibo per poter nutrire ovviamente le persone che si occupavano della costruzione dei Moai, era necessaria ovviamente la pietra, che era la materia prima per costruire i Moai, cioè le statue, la manodopera e poi la legna e anche le funi per poter trasportare queste statue. Perché queste statue sostanzialmente i polinesiani le trasportavano su tronchi d'albero in posizione orizzontale, quindi chiaramente era necessaria tantissima legna, ma ovviamente l'isola è un sistema finito, cioè le risorse presenti su di un'isola sono chiaramente abbastanza limitate. E quindi questo chiaramente, il fatto che costruirono tutte queste statue, erano tantissime ovviamente, comportò nel corso del tempo un'erosione del suolo e poi anche delle tensioni tra gli isolani. Cominciò a esserci anche carenza di cibo perché non si poteva più pescare in quanto non c'erano canoe, non si potevano più costruire canoe aperte in quanto il legno veniva utilizzato per il trasporto dei Moai. E così diciamo che gli isolani cominciarono a darsi al cannibalismo. L'isola di Pasqua è un'isola vulcanica, e il vulcano è appunto chiamato Ranuraraku. Se si va appunto a vedere l'isola di Pasqua, proprio qui sono presenti ancora gli scalpelli. Sembra come se ci sia appunto un'officina abbandonata. E questo è lo scenario che si trovarono gli olandesi nel momento in cui sbarcarono sull'isola.
Nel 1722 l'arrivo di Roggeven comportò, diciamo, una modifica anche dello stile di vita degli isolani. Innanzitutto, quando arrivò lui, rimanevano poche migliaia di abitanti, alcuni dei quali si erano dati al cannibalismo. E in più, quando arrivò lui, già molti Moai, già molte statue erano state praticamente abbattute. Ma cosa importa a noi della storia di Easter Island, dell'isola appunto di Pasqua? L'isola di Pasqua, d'altronde, molti potrebbero dire, non è altro che un puntino nell'oceano, e quindi un luogo molto remoto, molto lontano da noi, dai nostri stili di vita, dalle nostre società. Non ce ne frega niente, sostanzialmente potrebbe dire qualcuno. Beh, in realtà è vero che l'isola di Pasqua è un puntino nell'oceano, ma anche la Terra, d'altronde, è un puntino nell'universo. Gli isolani non avevano delle barche per poter scappare dall'isola una volta che le risorse erano terminate. Noi non abbiamo navi spaziali, almeno al momento, per poter andare altrove nel momento in cui le risorse di questo pianeta, come sta già accadendo, stanno appunto finendo. L'isola fu appunto disboscata e sovrappopolata, e fu questo che comportò ovviamente il collasso. La terra attualmente è inquinata, surriscaldata, disboscata, sta andando incontro all'esaurimento di risorse, e quindi anche qui c'è il rischio di collasso. Questo ci fa capire, attraverso queste analogie che vi ho fatto, quanto in realtà ci possa interessare dell'isola di Pasqua. È un esperimento naturale di come una civiltà possa appunto finire. Probabilmente la nostra specie arriverà a un punto di estinzione, secondo alcuni antropologi. Diversi possono essere gli scenari che possono determinare ciò, ma appunto il rischio è abbastanza concreto se non cerchiamo appunto di evitare le conseguenze di tutto ciò. Sui crani poi dell'isola di Pasqua, su molti dei vari crani rinvenuti, era stata riscontrata una presenza di carie dentale abbastanza elevata rispetto alle altre popolazioni di quell'epoca. Questo perché praticamente avevano una dieta zuccherina a base appunto di prodotti amidacei locali dei quali appunto si nutrirono. Tuttavia, diciamo che la scomparsa di questa civiltà non fu soltanto legata, diciamo, a un'erosione del suolo, a un disboscamento e così via. Ci sono arrivati poi degli studi, degli aggiornamenti più recenti che, diciamo, mancano nel video precedente che ho fatto per quanto riguarda appunto la fine di quest'isola. Un altro fattore che ha determinato, diciamo, il collasso di questa civiltà è stato appunto il ratto polinesiano. Uno può dire, ma che cosa può fare un ratto? In realtà il ratto polinesiano contribuì in larga misura al disboscamento. Poi, diciamo, vabbè, praticamente i polinesiani, molto brevemente ve lo dico, lo portarono durante le loro prime traversate oceaniche su queste barche, su queste canoe aperte, lo portarono sull'isola, poi chiaramente questi ratti iniziarono a riprodursi e poi vivendo chiaramente sull'isola, i ratti, diciamo che andavano a erodere la legna, gli alberi e così via. E poi non soltanto il ratto polinesiano ha contribuito a ciò, ma anche molti isolani morirono perché furono portate poi le malattie dei bianchi, e soprattutto in particolar modo il vaiolo, e perché cominciò a esserci anche la schiavitù. Quindi i polinesiani distrussero i Moai, secondo molti scienziati, perché per loro era un nuovo hobby, dato che non potevano costruire più nuovi Moai, avevano il cosiddetto culto del cargo, cioè una mania per la cultura occidentale che avevano appunto conosciuto da poco. E questi, diciamo, che sono i fatti aggiornati per quanto riguarda l'isola di Pasqua. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!